Ciao a tutti, scusate per la voce ma purtroppo non sto molto bene, cercherò di riprendermi al più presto. Comunque quest'oggi andremo a vedere alcune cose pazzesche che sono state trovate sulla spiaggia. Mi raccomando, se anche voi avete fatto qualche scoperta a riva al mare, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti. Un uomo di nome Ken Willman, passeggiando col suo cane su una spiaggia in Gran Bretagna, ha scoperto una strana pietra gialla di ben 3 kg. Indovinate un po' che cos'era? Vomito di balena. Scusate ragazzi, ma non sto scherzando, era davvero così. Data la puzza insopportabile, Ken inizialmente l'ha lasciato lì, però poi cercando su internet ha scoperto che quell'affare poteva valere un sacco di soldi. Così è ritornato sulla spiaggia e se l'è portato subito a casa. A quanto pare 3 kg di vomito di balena e hanno fatto fruttare ben 130.000 euro. Cavolo, buon per lui! Comunque una balena quando vomita lascia il suo rigurgito a galla nel mare e prima che si indurisca possono passare anche alcuni anni. Poi qualche pezzo arriva sulle spiagge dove qualcuno molto fortunato lo trova e poi lo rivende all'industria dei profumi. Foster, un bambino di 7 anni, ha fatto una scoperta incredibile. Mentre passeggiava con la sua famiglia a North Myrtle Beach, nella Carolina del Sud, si è imbattuto in un dente di megalodonte. Quindi direi un ritrovamento eccezionale, considerando che il megasqualo si è estinto 2 milioni di anni fa. Il bimbo in pratica stava passeggiando vicino ad un torrente, quando ha cominciato a gridare come un pazzo, dopo aver trovato un dente che pensava appartenesse a un mostro. Mi sa che Foster non è andato troppo lontano con le sue supposizioni. Infatti il megalodonte è stato uno squalo mostruoso, capace di arrivare fino a 18 metri di lunghezza. È da sempre che il Kraken viene rappresentato come un mostro spaventoso, dalle dimensioni talmente grandi da poter avvolgere un'intera nave. Alcuni sostengono che negli abissi degli oceani possa esistere per davvero una creatura del genere. Comunque il Kraken dei giorni nostri più che altro viene conosciuto come il calamaro gigante. Per esempio un esemplare piuttosto importante si era nato sulla spiaggia La Arena, nella Cantabria spagnola. Misurava 9 metri e pesava ben 180 kg. Questi abitanti delle profondità oceaniche possono raggiungere dimensioni molto rilevanti, 13 metri per le femmine e 10 metri per i maschi, dalla pinna caudale fino all'estremità dei tentacoli. Trovare cose sulla spiaggia dal valore di quasi 60 milioni di euro non è una cosa che accade tutti i giorni. Comunque non parliamo di reperti storici e tantomeno di diamanti preziosi, bensì di cocaina. Infatti nel 2017, sulla spiaggia di Norfolk nel Regno Unito, una signora anziana ha trovato per puro caso 360 kg di coca. Una quantità davvero esorbitante. A quanto pare la droga era contenuta in una decina di borse colorate, legate ad alcuni contenitori di plastica vuoti, in modo che non affondassero. Non sappiamo che cosa sia andato storto, ma sa di fatto che i trafficanti, oltre ad aver perso 59 milioni di euro, sono pure finiti in prigione e mi sa che ce ne staranno per un bel po' d'anni. Gli abitanti della località del Golfo dell'Ob, in Siberia, hanno assistito ad uno spettacolo a dir poco straordinario. Infatti un tratto di costa, lungo circa 18 km, si è rivestito di sfere di neve, alcune grandi come una pallina da tennis, altre invece con un diametro di un metro. Gli abitanti del villaggio di Nida, che si trova vicino al circolo polare artico, non avevano mai visto nulla di simile. Secondo gli esperti, il fenomeno sarebbe legato all'azione combinata dei venti e dell'acqua, alla temperatura dell'ambiente e alla presenza del ghiaccio sulla costa. Non so di preciso quanto possano pensare degli affari così, ma se vi beccano, penso che sia la fine.